Greta Fraraccio tra le protagoniste del meeting regionale a Campobasso, molisana ma tesserata per una società di reti, protagonista nel salto in lungo, nella gara, del weekend. Com'è andata? Soddisfatta? Questa gara è stata un po' particolare a causa del vento perché si sono alternati salti con molto vento a favore, anche 5 metri, e salti dove il vento era completamente assente e quindi ho avuto difficoltà in rincorsa nel trovarmi allo stacco preciso. Però tutto sommato ho riconfermato il mio personale, quindi doveva andare meglio perché doveva andare meglio, però non ci lamentiamo. Il salto in lungo non è propriamente la tua No, specialità, come mi dicevi a esatto, microfoni io la mia spenti. specialità è il salto triplo. Com'è andata la stagione, diciamo, fino al lockdown? Allora, quest'inverno sono entrata in finale ai campionati italiani, però a causa di un problema, una distorsione, non ho potuto farla e da lì non ho più fatto triplo a causa della distorsione e adesso lo farò direttamente ai campionati italiani che si terranno a Grosseto il 20 settembre e Olava Ola spacca. A proposito di campionati italiani, obiettivo sicuramente fare grandi cose. Obiettivo, come prima cosa, la stagione, dato che non è andata nei migliori dei modi a causa del Covid, l'obiettivo è quello di riconfermare o migliorare la mia misura, ma soprattutto di entrare in finale e arrivare tra i primi posti ai campionati italiani. Sei emigrata sportivamente parlando dal Molise, come mai questa decisione? Perché la studentesca Andrea Milardi è una società molto grande che mi offre più possibilità, poiché partecipa alla finale oro dei CD dei campionati di società e quindi ho più possibilità di competere a livelli alti. Diciamo, oltre l'atletica, studi, riesci a conciliare le due cose? Sì, io devo ancora finire il liceo, vado al liceo scientifico di Isernia e mi manca l'ultimo anno, devo fare il quinto superiore. E riesco abbastanza bene perché alla fine bisogna organizzarsi e si riesce.